La mia città, questo inno, la città di Salerno, in un'occasione anche particolare, beh, in questi giorni l'esplosione di gioia, i festeggiamenti per la Salernitana. Peppe Amorelli, un cilentano doc, sì, da anni con il cuore salernitano e non solo. Allora, grande passione per la musica, non l'abbiamo mai abbandonata, l'ultimo lavoro dedicato a Salerno. Sì, è l'ultimo mio link che ho convinto che la gente può seguire su YouTube, parla della Salernitana. Io in cantiere avevo già questo brano, però tergiversavo. Poi è stata l'occasione che c'era il centenario della Salernitana e dico, lo faccio uscire quest'anno, così insieme alla mia etichetta, il mio anche arrangiatore, abbiamo deciso e abbiamo fatto uscire questo brano. Che cosa viene fuori? Beh, parlo un po' in generale della storia di Salerno, sai, uno deve poi renderla molto succinta, la cosa molto, molto ristretta, devi parlare, perché Salerno c'è tanto da parlare, una storia, una cosa, e si parla un po' del Salerno, del vecchio Salerno, della costiera, delle due sei vicoli, cito perfino la scuola medica salernitana, perché è un fiore all'occhiello di Salerno, diciamo, che poi non solo di Salerno, anche della provincia, perché Salerno è di tutti noi, insomma, anche essendo cilentano, però io ormai il lavoro mi portò a Salerno anni fa e adesso dove vivo e glielo dovevo questo inno, diciamo. Nel golfo lunato il porto domina, vicole d'archi della vecchia città. Salerno è. Cosa rappresenta la Salernitana per i salernitani? Beh, io sono un tifoso, ho fatto anche del calcio a un certo livello, minore, mi piace il calcio, ho seguito sempre poi la Salernitana anche da giovane, diciamo, appena arrivato a Salerno la seguivo ancora di più adesso, ecco. E allora nel brano mi andava di citare anche, parlo anche della Salernitana. È solo l'ultimo dei tuoi lavori? Sì, è l'ultimo dei miei lavori. Io ringrazio 7 TV di Vallo che mi ospita sempre con piacere e mi dà la possibilità di far vedere ai miei amici paesani cilentani che sono qua e sono presenti. Anzi, anticipo, do una piccola chicca per l'anno prossimo, se tutto va bene, se le cose vanno bene, farò un video anche del Cilento dove organizzerò. Già lo sto, diciamo, con i miei collaboratori musicisti, facciamo già qualcosina. Dopo la Salernitana, un omaggio alla tua terra. Per l'anno prossimo, in questi periodi ci rivediamo, parlerò del Cilento e della mia terra. Intanto ti possiamo ascoltare su YouTube? Sì, mi potete ascoltare su YouTube, su internet trovano i miei video, i miei messaggi, chi vuole seguire, diciamo, mi trova su YouTube, mi può seguire. Poi ribadisco, anticipo, una faccio un'anticipazione, sto cercando di fare una band di cui avrò dei ottimi musicisti che hanno sposato il mio progetto e mi metterò anche sul mercato per qualche serata, qualche cosa, perché ho molti brani in cantiere, però sa, bisogna fare le cose con calma e farlo con modo giusto. Ricordo gli anni 70, c'era ancora i figli del fior. Vivevo la mia. Gli studi, il lavoro, la vita ti ha portato lontano, insomma, dalla quotidianità del Cilento, però il Cilento sempre. Anzi, io lo dico dove mi trovo, perché per il mio lavoro sono spesso stato al nord, al centro Italia per motivi di lavoro. Cilento bello, tutti parlano bene del Cilento, dicono, se lo ricordano chi c'è stato, molto bello. Anche perché abbiamo dei bei luoghi, anzi è un'esortazione che faccio ai politici locali, che anche se io non vivo più come la volta il Cilento, però di non abbandonarci, perché è molto molto bello, abbiamo terra meravigliosa. Da questa tua origine anche la tua passione per la musica, perché la tradizione musicale del Cilento, insomma, è rinomata. Sì, vabbè, la musica una deve averle prima qua nel cuore. Io ho iniziato a strimbellare, facevo la terza media. Il mio primo gruppo l'ho avuto a 14 anni. Si può immaginare a che livello, però con altri ragazzi come me, a 14 anni, si strimbellava
ed il mio primo gruppo l'ho avuto a Sapri. C'era anche qualche cilentano. Sì, sì, proprio con degli amici di allora, dell'epoca, delle scuole superiori. Anche con gli amici di Vallo. Beh, a Vallo poi ho completato l'opera, ho suonato nei tempi negli anni 70, avevo i gruppi, ho suonato al Copacabana, suonavo al Mediterraneo Club, ho suonato al Ciclopo, ho avuto il piacere di suonare anche al Ciclopo, parliamo degli anni, inizi anni 70, e ho avuto piacere di suonare anche qui a Vallo con molti musicisti di allora che tuttora credo, che non vedo da anni, che hanno la passione per questa cosa. Sembra via tanto tempo fa. Un tuo messaggio ai giovani che hanno la passione della musica, il cuore, la musica nel cuore. Dopo tanti anni tu sei ancora qui a proporre la tua musica. Non è facile, però comunque i sogni vanno realizzati. Senti Carmen, la musica la deve avere qua. Io ho due figlie ormai grandi, sono andate anche via di casa, ormai. Hanno fatto tutt'altro, mi hanno dato soddisfazione nello sport, in altre cose, molto bravi, hanno giocato a pallanuoto in A2, hanno avuto una mini carriera, chiamiamo così, però bravi. Però la musica deve averla qua. Io da piccoli con loro strimbellavo, facevo cantare, però se non ce l'hai dentro, hai voglia, non bisogna forzare. La musica deve partire da qua. Se parte dal cuore, e allora sì, se no è inutile. È come quello che tu fai studiare una figlia da 10 anni di pianoforte. Poi finita lo odiano, non è giusto. La musica deve. La mia città, a chi lo dedichiamo? Beh, lo dedichiamo in primis ai salernitani, perché glielo devo, perché poi sì, allargandoci in tutta la provincia, in modo particolare ai miei conterranei cilentani.